Registrazione attivata, Presidente. Oggi è 30 agosto e sono le ore 10:34. Presidente. Signora Bocchiara, mi scusi, ah, sì. Sì, avevo detto la registrazione attivata. Registrazione attivata, sono le 10:35 del 30 agosto 2021. Procediamo nel chiamare l'appello, signora Bocchiara. Permetta. Presente, buongiorno a tutti. Costantino. Costantino. Lo chiamiamo dopo. Cusimano? Buongiorno a tutti, presente. Fiore? Presente, buongiorno. Galiotto? Buongiorno a tutti, buongiorno. Gottuso? Dottoressa, mi scusi, io sono presente, sono Costantino. Sì. Allora, Galiotto? Galiotto assente. Gottuso? Assente al momento. Se Delfina, facciamoci collaborare da Delfina. Gottuso assente. Va bene, ok. Gottuso, Megna. Buongiorno, presente. Puma. È presente, ma non so se al microfono. Buongiorno a tutti. Sandoval. Presente, buongiorno. Scafide. Presente, buongiorno a tutti. Allora, Gottuso e Galioto. Galioto mi scrive che non ha ricevuto l'invito. Se glielo riteniamo. Inviato di nuovo. Comunque Galiotto è assente in questo momento. Entrato, Gottuso? entrato. No, sono riuscito a entrare, dottoressa, grazie. Ah, allora Galiotto presente pure. Gottuso? Al momento assente. Allora presidente, 9 presente. Ok, 9 presenti, ok, quindi constatata la presenza del numero legale. I consiglieri Megna e Armetta. Presidente, può ripetere che sono. Allora, Puma, Megna e Armetta. E allora, Delfina, hai il microfono aperto? No, no. Si sentono de delle voci. Presidente, non sento. Diceva signora Lobocchiara, mi scusi, nel frattempo mi voleva dire qualcosa? No, no, c'erano delle voci che disturbavano e non si Ah, ok, mi sentiva ritorno. bene. Forse è il mio audio, diciamo. Allora, buongiorno a tutti, buon inizio settimana. Abbiamo appena finito 20 minuti fa la riunione con i capigruppo, dove ci siamo relazionati in ordine alla predisposizione dell'ordine del giorno relativo al mese di settembre. Quindi invito i consiglieri tutti a relazionarsi con i propri capigruppo in modo tale da che gli stessi possano, diciamo, come dire, riferire in merito alla riunione
che si è tenuta poc'anzi. Oggi ho già, diciamo, come dire, interloquito con gli uffici relativi all'assessore Marano, che stiamo aspettando, insomma, che si possa mettere in collegamento, e lo farà nei prossimi minuti. E nel frattempo io voglio dare, diciamo, ai consiglieri un'impronta di quello che vuole essere l'organizzazione di questa seduta, richiamando sempre al principio di interventi, lo facciamo in attesa, insomma, che l'assessora si colleghi, ascritti a 5 minuti. Io farò un antifona d'ingresso rispetto a quella riunione di cui già fra l'altro vi ho portato a conoscenza, relativamente all'incontro che c'è stato sulle problematiche e sulle tematiche afferenti la scuola, ma l'assessore ha altre deleghe, ve li voglio ricordare, quindi così abbiamo anche un ordine, diciamo, di... E allora, l'assessore ha deleghe alla scuola, al lavoro, alla parità di genere, al decentramento, alla partecipazione istituzionale, alle circoscrizioni. Quindi nell'ambito farò questa, diciamo, come dire, introduzione sulla tematica scuola, che altro non è che il riepilogo e convergere su quello che si è detto nelle precedenti riunioni. Se qualcuno poi nell'ambito del proprio intervento vuole fare, vuole richiamare, diciamo, l'assessore a determinate criticità ravvisate già in questo frangente, diciamo, di preparazione al nuovo anno scolastico, lo faccia pure, ma le tematiche, giusto per dare anche, diciamo, come dire, un attimo solo. Le sopraggiunto. Allora, mi arrivano notizie, quindi io mi stavo, concludo così, e poi vi dico la telefonata che è pervenuta. Quindi introduzione scuola, poi io tratterò altre tematiche per linee generali, in modo tale che possa dare parola a ogni consigliere che gestirà il proprio intervento nella maniera, insomma, in cui vorrà rapportarsi. Mi perviene una chiamata da parte dell'assessora che ha avuto un impegno sopraggiunto, ma ma cercherà comunque di collegarsi anche a riunione, diciamo, avviata. Quindi questa è una comunicazione che giunge agli uffici in questo istante. E allora, detto ciò, andiamo a gestire il nostro ordine del giorno relativo alla convocazione del mese di settembre. Un attimo solo che tiro fuori. Signor Bocchiara, avevamo in trattazione qualche mozione di cui poi è venuto meno il numero legale? Se mi aggiorna sulla potuta l'ultima seduta? Sì, c'era la mozione Palermo Sferracavallo stazione. Ah, ok, quella di Sferracavallo, quella che diciamo in a firma del Galioto. Però, Presidente, non si era nemmeno letta, niente. Non si era nemmeno letta. Allora, facciamo una cosa. Così diamo ordine. Allora, signor Bocchiaro, primo punto all'ordine del giorno. Approvazione, comunicazione del Presidente, quelle già date, nell'ambito di questo incontro che andremo a gestire con l'assessore appena farà, se potrà garantire il suo ingresso nella seduta di Consiglio. Approvazione verbali sedute precedenti. A verbali? No, Presidente. Oggi è l'entrata Delfina, gli ho mandato già un messaggio, di pomeriggio ci sentiamo e vediamo se ha alcune verbali. A pianificare tutta una serie di verbali di cui già abbiamo dato, diciamo, come dire, trattazione nella seduta di Consiglio, cioè che sono oggetto di seduta di Consiglio. E allora, io in questo caso passiamo alla trattazione della mozione a firma del Galioto, che vado a tirare fuori. Presidente, è possibile discutere la domanda? Presidente? Galioto, diceva?
se è possibile discuterla domani questa. Possiamo anche discuterla domani, però volendo scoprire l'ordine del giorno, abbiamo altre mozioni, una del cyberbullismo, quella relativa, perché rimane poco, diciamo, di contenuto all'ordine del giorno, quella del cyberbullismo, quella del consigliere Cusimano, che formerà oggetto di approfondimento oggi con la venuta dell'assessore, quindi non vorrei in essere questa. E poi abbiamo quella della via San Marciano, di cui l'assessore Prestigiacomo ha girato l'email agli uffici competenti per acquisire conoscenza circa eventuali, diciamo, abusi che siano stati commessi nel sito in questione. Quindi rimane poco, diciamo, da trattare, se non, se volete, ma mi riferisco ai capigruppo. Abbiamo incardinato il capigruppo al consiglio in sé, abbiamo incardinato il punto relativo al piano regolatore generale. Quindi io direi, per la mozione di via San Marciano, vediamo se ci saranno, diciamo, come dire, delucidazioni in merito al quesito all'interrogazione posta all'assessore Prestigiacomo. Galeotto, se vuole la trattiamo domani, possiamo, se volete, incardinare il punto, chiedo al Consiglio, che era quello relativo al piano regolatore generale. Ricorderete che era stato convocato, che l'assessore Giusto Catania aveva dato delle indicazioni, che erano quelle relative a un coinvolgimento delle circoscrizioni per trattazione, diciamo, del piano regolatore generale per vie generali, per poi, diciamo, come dire, fare delle sedute ad hoc con le circoscrizioni. Questa situazione si è un po', diciamo, arenata sulla base anche di un'ultima lettera che l'assessore Giusto Catania aveva fatto pervenire. Magari non ve ne rammenterete, quindi ve ne do lettura. Il 12 luglio del 2021, protocollo 812-431, era arrivata questa nota. Facciamo una cosa, la leggo e poi stabiliremo assieme se incardinare il punto, dove noi andiamo, diciamo, come dire, a fare un'esposizione generale, andiamo a trattare, andiamo a leggere di pari passo, lo avrete fatto voi sicuramente nell'ambito dell'esercizio delle vostre funzioni, se lo avete fatto, oppure stabiliamo, ecco, il criterio di leggere il piano regolatore per vie generali, per quelli che sono, diciamo, le strategie, i piani di azione, il lavoro propedeutico che l'amministrazione ha coinvolto, così, ecco, già di per sé abbiamo una visione nella trattazione del piano regolatore che ci vedrà, diciamo, arrivare preparati all'atto della presenza, diciamo, degli uffici quando ci verrà consentito. E allora, il 12 luglio del 2021, a protocollo 812-431, l'assessore Giusto Catania mandava al Presidente del Consiglio Comunale, per conoscenza, al Sindaco, agli assessori, ai consiglieri comunali, ai presidenti di circoscrizione, ai consiglieri di circoscrizione, una nota che recitava in tal maniera: avvio della discussione generale sulla delibera 20 progetto, l'adozione del piano regolatore generale della città di Palermo. L'assessore dialogava col presidente del consiglio comunale e la nota recita in tal maniera: il piano regolatore generale, dopo il parere del genio civile, è stato inviato al Consiglio Comunale il 12 marzo del 2021 e da quel momento, quindi 12 marzo del 2021, è diventato accessibile ai consiglieri comunali e di circoscrizione. Nei mesi precedenti la signoria vostra ha lamentato pubblicamente, quindi è il Presidente del Consiglio Comunale che ha lamentato, i ritardi nell'iter dello strumento urbanistico, sebbene lo stesso fosse stato inviato dagli uffici dell'amministrazione comunale già nel novembre del 2019 all'ufficio del genio civile. Tali rimostranze sono state amplificate immotivatamente da alcuni consiglieri comunali che hanno addirittura paventato il rischio di gravissima speculazione edilizia derivante dall'assenza del nuovo strumento urbanistico. Da 4 mesi il nuovo piano regolatore è nella disponibilità del Consiglio Comunale e ritengo che sia importante che la città conosca
le grandi linee strategiche della variante generale, così da favorire la partecipazione attiva alle scelte di pianificazione urbanistica. Questo scusi, per... Presidente. Sì. Scusi se la interrompo così bruscamente, il consigliere Gottuso non gli è arrivato l'invito. Ah, va bene. Signor Lobocchiaro, se provvediamo, grazie Sandovandi per... Allora, questo obiettivo si può raggiungere nel pieno rispetto degli impegni assunti nel corso della conferenza dei capigruppo, svolta l'8 aprile del 2021. Alla presenza del sindaco, in quella sede si è scelto il percorso per avviare il Consiglio Comunale la discussione generale sulla delibera avente per oggetto l'adozione del piano regolatore generale. Tale percorso istituzionale è stato successivamente condiviso con i presidenti delle commissioni consiliari e delle 8 circoscrizioni, così come già rappresentato con la nota numero 298/495/P del 22 aprile 2021 inviata alla presidenza del Consiglio Comunale. In città è sentita l'esigenza di un confronto, tanto che alcune forze politiche, gruppi consiliari e organizzazioni sociali stanno proponendo diverse iniziative pubbliche per discutere del piano regolatore, mentre alcuni ordini professionali e l'ANCE chiedono da tempo un confronto sulle scelte di fondo della pianificazione urbanistica della città. Diverse commissioni consiliari e consigli di circoscrizione hanno manifestato l'esigenza di esprimere parere sulla deliberazione, ma personalmente continuo a ritenere necessario rispettare il percorso stabilito con i capigruppo del Consiglio Comunale. Quindi, laddove c'è l'esigenza di esprimere parere sulla delibera, c'era, come dice l'assessore, personalmente ritiene opportuno e necessario ristabilire il percorso stabilito con i capigruppo del Consiglio Comunale. La Giunta Comunale nel frattempo ha deliberato l'attivazione dell'Urban Center e ha definito un protocollo d'intesa con l'Università degli Studi di Palermo per favorire processi di partecipazione utili alla definizione dello strumento urbanistico. In questo scenario appare importante che il Consiglio Comunale possa avviare una discussione pubblica e trasparente che contribuirà a chiarire i dubbi ed approfondire le scelte strategiche. Inoltre, mi preme sottolineare sempre l'assessore che scrive che le intervenute richieste di chiarimento formulate dal Presidente del Consiglio Comunale con protocollo... un attimo solo... Gottuso? Ho visto l'ingresso di Gottuso, è così? No. E allora, no, ancora... Non è entrato il consigliere Gottuso. Mi preme sottolineare... Qui, vediamo, aspettate un attimo. Adesso, è entrato adesso. Gottuso, così attestiamo la presenza. Gottuso, mi sente? Noi non la sentiamo, appena è pronto, insomma, si faccia sentire, così attestiamo la presenza, Gottuso. E vediamo l'ingresso, ma non sì, sono... Ok. Sono, mi sentite? Sì, sì, 53 entra Gottuso. Però a me è arrivato il 50, l'invito. La convocazione? Ok, signor Lobocchiaro, ha sentito? Ora, io l'ho mandato venerdì, stamattina ho dato comunicazione con la chat che dovevano guardare venerdì scorso. Okay. E poi al consigliere Gottuso alle 10:41 gli ho mandato: consigliere Gottuso, consiglio iniziato, vuole rinviato l'invito? Non mi ha risposto nessuno. L'ho chiamato al telefono, non mi ha risposto nessuno. Io più di questo... Va bene, chiara l'esposizione. Prendiamo atto dell'ingresso del Gottuso. Mi dispiace, allora, se il consigliere Gottuso non ha visto i messaggi o non ha visto l'invito di venerdì. Ma io avevo avvertito proprio per in modo che loro potessero guardare venerdì. Sì, perché infatti, l'avevo invitato a mandare l'invito, che l'assessore mi rappresentava l'esigenza, di metterlo in programma, e quindi aveva l'esigenza, insomma, di riceverlo prima questa convocazione per non... Vabbè. Allora, inoltre mi preme sottolineare, quindi giusto per una conoscenza di Gottuso, stiamo leggendo una nota del professore Giusto Catania
a fronte della trattazione del piano regolatore generale, del coinvolgimento del Consiglio Comunale e delle 8 circoscrizioni, per poi definire, diciamo, tutto assieme quello che è un percorso che ci deve vedere, diciamo, in sintonia nella trattazione dell'argomento. Quindi, alla luce continua, l'assessore Giusto Catania, di questi elementi, invito la signoria vostra a calendarizzare, quindi si riferisce al Presidente del Consiglio Comunale, l'avvio della discussione generale sul piano regolatore, cosa che potremmo fare pure noi come discussione generale, così da consentire alla città di conoscere le linee strategiche della pianificazione urbanistica della città di Palermo. Sono certo che questa mia richiesta sarà supportata, oltre che dal Presidente del Consiglio, che già in passato ha sollecitato l'invito dell'atto deliberativo del Consiglio Comunale, anche dai diversi consiglieri che hanno rivendicato il diritto di avere accesso al piano regolatore. Credo che ci siano tutte le condizioni politiche e istituzionali, oltre che i tempi tecnici, per discutere del piano regolatore generale della città, con l'obiettivo di adottare la delibera che disegna la variante generale e contribuisce a rendere più vivibile la città di Palermo. Non sfuggirà certamente l'impatto positivo sulla tutela del territorio e la relativa ricaduta economica che potrà avere sulla città l'adozione del nuovo strumento urbanistico. Certo che i consiglieri comunali intendano esercitare i loro poteri, che competono all'organo istituzionale di indirizzo e di controllo, e non limitarsi alla privata consultazione delle tavole del piano regolatore, le porgo le cordiali saluti. Quindi questo era un invito che su una nota, diciamo, critica l'assessore Giusto Catania rivolgeva al Presidente del Consiglio Comunale in relazione alla discussione della delibera riguardante il piano regolatore generale. Ora, la domanda che io pongo al Consiglio è: ritenete opportuno, diciamo, incardinare il punto e ne diamo lettura di quelle che sono state le azioni intraprese per vie generali del piano regolatore medesimo, in modo tale che abbiamo una conoscenza dell'atto che poi, insomma, comporterà un maggiore approfondimento nel momento in cui avremo la possibilità di parlare con l'assessore. Ascolto i capigruppo in modo tale che si facciano poi i consiglieri che volessero, diciamo, porre in essere la loro visione, diciamo. Consiglieri, capigruppo. Quindi l'obiettivo di questa presidenza è quella di leggere il piano regolatore secondo quello che è stato l'iter e l'adozione dello stesso, che ha visto tutta una serie di l'adozione di una serie di procedure, in modo tale che abbiamo, al di là delle tavole che sono poi riprodotte all'interno dello stesso, abbiamo una visione di quelli che sono stati i lavori condotti dagli uffici. Aspetto qualcuno che volesse intervenire in merito. Capigruppo, consiglieri, incardiniamo di quel punto, mi sentite? Sì, Presidente. Consigliere Cusimano, che dice? Anche un parere di uno ha detto, diciamo... Sì, è una questione che comunque ci riguarda e che dovremmo affrontare. Quindi io direi una cosa, per vie generali, incardiniamo il punto, diciamo, confesso, articolato in tutto quello che è l'esposizione e tutti la documentazione annessa. Io ho una visione, diciamo, di quegli atti che possono, diciamo, come dire, arricchire di contenuti la conoscenza del piano regolatore, in modo tale, ecco, che andiamo ad effettuare, a mio parere, un lavoro propedeutico finalizzato proprio, come dire, alla conoscenza, per dire, di massima, di quello che è, diciamo, tutto l'iter che ha prodotto poi la redazione del piano regolatore. Allora, io direi così. Cominciamo da quest'atto. Quindi è l'espressione di parere che giunge qui in Consiglio, che riporta per oggetto l'adozione della variante piano regolatore generale della città di Palermo e presa atto della VAS del piano regolatore generale, sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 152 del 2006 e successive modifiche e integrazione e dell'integrata procedura di VINCA per le aree Natura 2000 di cui al DPR 357 del 97. Leggiamo. E allora, il capo area della pianificazione,
Adozione, sempre riportato così come letto l'oggetto, premesso che la presente variante generale del piano regolatore generale vigente ha seguito il seguente iter procedimentale. C'è una delibera numero 206 del giugno del 2013, sono state deliberate dal Consiglio Comunale le direttive generali per la redazione della variante generale del piano regolatore generale, che prefigura una città che perviene ad un livello di sviluppo socio-economico che consenta a tutti i cittadini il miglioramento delle condizioni di vita in un ambiente urbano di qualità sicuro, sostenibile, intelligente, attraverso il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale declinati all'interno dei seguenti macro temi: la qualità della vita urbana, la bellezza dei luoghi, le connessioni e le funzioni di città metropolitana, mediterranea ed intelligente. Segue poi una determinazione sindacale, la numero 164, del 9 dicembre 2013, dove si è proceduto. 1. Alla costituzione dell'ufficio del piano in staff al dirigente capo area. 2. Individuazione del responsabile del procedimento nella figura del capo area pro tempore, al responsabile tecnico dei gruppi di lavoro tematici costituiti dai funzionari interni all'amministrazione, compresi i responsabili della redazione dello studio agricolo forestale, dello studio geologico, per procedere con la prima fase dell'iter di formazione del piano previsto dell'allora vigente legge regionale 71 del 78. Con la determinazione sindacale, quindi ulteriore determinazione sindacale del 25, numero 25 del 3 febbraio 2014, avente progetto redazione del nuovo piano regolatore generale della città di Palermo e avvio del processo di innovazione digitale di governo del territorio, si è avviato un percorso innovativo per la redazione del nuovo piano regolatore generale. Attività prodomica ad una innovativa governance territoriale, individuando una piattaforma informatica cui affidate il compito di avviare il sistema informativo territoriale, che vede coinvolti l'ufficio del piano, il nodo SITIR, la SISPI, che è l'ufficio che conosciamo di informatica del Comune di Palermo, supportato nella gestione dei dati comunali. Con disposizione di servizio numero 13 del 6 marzo 2014, avente ad oggetto redazione del nuovo piano regolatore generale della città di Palermo, costituzione UAP VAS, UAP 1, quindi unità operativa 1 VAS, è stato individuato il gruppo costituito dai funzionari interni per la procedura della VAS, della valutazione ambientale strategica, per tutti i piani e i programmi ai sensi del decreto legislativo 152 del 2006. In data 5 agosto del 2014, a seguito di bando pubblico, è stato stipulato il contratto per l'affidamento del servizio di valutazione finanziaria del nuovo piano regolatore generale della città di Palermo con la società PricewaterhouseCoopers Advisor S.P.A. a fine di pervenire ad una valutazione economica del piano regolatore generale. I servizi svolti nell'ambito dell'incarico hanno avuto come oggetto, ecco, questo è, questi punti ci danno, diciamo, come dire, percezione del punto A, l'analisi del quadro economico e la valutazione economica finanziaria dello schema di massima del piano regolatore generale e la valutazione economico finanziaria. In data 14 novembre del 2014 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra il Comune di Palermo, l'area di pianificazione del territorio e il centro interdipartimentale di ricerche sulla interazione tecnologica ambientale dell'Università di Palermo, per CIVITA, per attività di programmazione di studi e azioni finalizzate alla pianificazione territoriale, a sostegno dello studio agricolo forestale su ampio tema delle infrastrutture verdi, della salvaguardia ambientale, a supporto del gruppo di lavoro individuato con determina sindacale 164 del 9 dicembre 2013. Nel mese di agosto 2014, a fini della redazione degli elaborati dello studio geologico, si è conclusa un'impegnativa campagna di indagini diagnostiche, articolate in 259 stazioni tromografiche, 60 sondaggi meccanici, oltre analisi e prove di laboratorio.
I dati restituiti sono stati interpretati nel dicembre del 2014 la restituzione cartografica e la georeferenziazione dei dati si è svolta tra il mese di gennaio e il mese di aprile 2015, la revisione finale e la validazione sono state effettuate nel mese di settembre 2015. In data 2015, a seguito del bando pubblico, è stato stipulato con lo studio FOA, Federazione Oliva Associati, il contratto per l'affidamento del servizio di redazione di progettazione urbanistica di aree dismesse e sottoutilizzate in contesti urbanizzati della città di Palermo. Lo studio FOA ha seguito le varie fasi della progettazione del piano, contribuendo sia nella fase dello schema di massima che in quello del progetto definitivo. I risultati della progettazione elaborata dallo studio FOA sono stati inseriti nel nuovo piano regolatore generale, del quale fanno parte integrante, e si riferiscono in particolare alle aree dismesse della Chimica Ranella, della Fiera del Mediterraneo, della Stazione San Polo, della Focio Reto, della Fascia Costiera Sud. Le attività relative allo studio agricolo forestale guidati dal capo area dell'assessorato comunale al verde sono state espletate nel maggio del 2015 e lo studio agricolo forestale è stato consegnato, comprensivo della sua validazione, nei primi del mese di settembre 2015. Con disposizione di servizio numero 31 del 25 settembre 2015 è stato istituito lo staff di coordinamento nella progettazione del nuovo piano regolatore generale. Contestualmente è stata avviata la procedura di VAS con la redazione e la pubblicazione del rapporto preliminare ambientale ai sensi del decreto legislativo 152 del 2006, articolo 13,1. Segue protocollo numero 768-426 del 7 ottobre 2015, in cui il Comune di Palermo, autorità procedente, in applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 152 del 2006, e per l'avvio della fase di consultazione, ha trasmesso in formato digitale al referente per l'autorità ambientale, al tempo servizio 1 VAS via del Dipartimento regionale ambientale, il rapporto preliminare ambientale. Il questionario di consultazione, che forma parte integrante dell'atto, avete avuto modo, diciamo, di vederlo nella consultazione degli atti, e poi gli elaborati grafici della proposta del piano regolatore generale, uno schema di massima, unitamente all'attestazione di pagamento degli oneri istruttori previsti dall'articolo 91 della legge regionale 9 del 2015. Con nota protocollo 269-87 del 9 dicembre 2015, acquisita in pari data dall'autorità precedente al protocollo 948-794, il referente per l'autorità ambientale, al tempo unità di staff 4 del Dipartimento Urbanistica, subentrata nel competente servizio 1 VAS via, ha effettuato il riscontro della citata nota, onerando il Comune di Palermo di avviare la consultazione mediante trasmissione della documentazione prima citata ai soggetti componenti in materia, indicati nel rapporto ambientale preliminare. Il referente all'autorità ambientale ha trasmesso altresì fissato la durata della fase di consultazione 90 giorni, nonché la modalità prevista per la trasmissione dei pareri del SCMA. Con nota protocollo numero 953-371 dell'11 dicembre 2015, l'autorità procedente ha notificato ai SCMA a mezzo PEC del 14 dicembre 2015 l'avvio e la durata della fase di consultazione, la cui conclusione è stata stabilita per il 13 dicembre 2016. E ha contestualmente trasmesso la documentazione costituita dal rapporto preliminare ambientale, dal questionario di consultazione e dagli elaborati grafici, inquadramento e struttura schema di massima. Con nota protocollo numero 12318 del 24 febbraio 2016, acquisita dall'autorità procedente, il 25 febbraio del 2016 al protocollo 157-887 è pervenuto il questionario di consultazione compilato dal servizio 3 dell'SCMA, assetto del territorio e difesa del suolo, e non sono pervenuti altri questionari di consultazione.
Con deliberazione numero 425 del 27 settembre 2016, il Consiglio Comunale si è determinato condividendo lo schema di massima. Con determinazione dirigenziale numero 11 dell'8 febbraio 2017 si è proceduto all'affidamento del servizio di relazione dell'elaborato rischi di incidenti rilevanti relativa a due aree industriali, deposito AGIP via Messina Marina e deposito Eni a Brancaccio, in ottemperanza all'articolo 4 del DM, decreto ministeriale 9 maggio 2001, che prevede che il piano regolatore generale sia dotato di un elaborato tecnico relativo al controllo dell'organizzazione per le aree limitrofe ai depositi da sottoporre a specifica regolamentazione. In data 15 febbraio del 2017 è stato consegnato l'elaborato RIR che ha acquisito il parere dei Vigili del Fuoco con nota protocollo 264-19 del 12 agosto 2019. L'elaborato tecnico costituisce uno degli elaborati del nuovo piano regolatore generale e individua un perimetro all'interno dei quali le eventuali ulteriori urbanizzazioni sono soggette a limitazioni. Allora io mi fermerei qui. Poi abbiamo modo, diciamo, di continuare. Vedo presente l'assessora Marano, che ringrazio comunque. Scusate per il ritardo, però purtroppo è lunedì mattina e l'impegno. No, di perché anche io dico che lunedì è una giornata, insomma, abbastanza articolata. Complicata. La ringrazio già a priori, assessore. Quindi la ringrazio da parte mia, da parte del Consiglio, per la sua presenza, sempre. Presente nelle sollecitazioni che vengono poste da questa Presidente e dal Consiglio medesimo. E allora faccio un'antifona d'ingresso, Assessore. Abbiamo discusso col Consiglio, che vi ho portato a conoscenza della riunione che abbiamo avuto, in modo tale che se magari qualcuno volesse, diciamo, come dire, fare delle riflessioni in merito, lo fa, però invito sempre il Consiglio ad attenersi a 5 minuti, così come prevede il regolamento per il decentramento, e spaziare, così come proprio detto all'assessore, su quelle che sono le deleghe a cui l'assessore, diciamo, nell'esercizio delle sue funzioni oggi ci ha onorato, diciamo, della sua presenza. Io faccio un ingresso, un'antifona d'ingresso. L'altro giorno abbiamo avuto modo di parlare con l'assessore, che ripeto ringrazio per la sua presenza, di tutto quelle che erano i quesiti, i dubbi, le perplessità che erano nate in seno al Consiglio per il nuovo avvento all'anno scolastico. Ho avuto modo di relazionare al Consiglio di tutte quelle che sono il dialogo aperto con i dirigenti scolastici e con il suo assessorato in ordine al carpire quelle determinate esigenze che ci sono nell'ambito dell'interventistica per situazioni strutturali che gravano all'interno dei pezzi scolastici. Abbiamo poi spaziato nell'ambito di una riflessione pacata, utile, proficua in determinate tematiche che lasciavano questa Presidenza, ma in realtà anche il Consiglio, diciamo, una sorta di alone rispetto a certe, diciamo, come dire, titubanze. Siamo pronti al nuovo avvento dell'anno scolastico? A quali, diciamo, come dire, norme comportamentali bisogna, diciamo, rispondere, se i dirigenti scolastici sono organizzati? Devo dire, ho detto al Consiglio, che da parte dei dirigenti scolastici c'è stata una piena, diciamo, come dire, rispecchiare, diciamo, l'apertura del nuovo anno scolastico, tutti quei atti di responsabilità derivanti in materia di Covid, ai regolamenti che poi ci sono all'interno delle varie direzioni didattiche. Quindi mi sembra che, ecco, le scuole siano organizzate, tranne qualche defaillance o qualche incertezza che era stata posta in essere, però per linea di massima ho detto questo, che quindi i plessi scolastici sono organizzati a questa apertura del nuovo anno scolastico. C'è stato, diciamo, interventi da parte dei vari dirigenti scolastici finalizzati a lenire certe criticità dalla scuola d'Angelo, da parte del dirigente scolastico Pipito, alla scuola dell'Arenella, dove venivano ravvisate alcune criticità, ma mi sembra che si siano focalizzati i punti e l'assessore abbia, come dire, creato con l'architetto Scarpinato, mi corregga se sbaglio, un asse di comunicazione necessario e indispensabile affinché queste criticità vengano, diciamo, come dire, sedate
è l'Enide prima dell'avvento del nuovo anno scolastico. Certe fragilità, diceva l'assessore, sono rappresentate anche con, lo dicevano anche i dirigenti scolastici, che c'è la necessità di monitorare, ecco, rispetto a quelle, all'utilizzo di mascherine, a tutto quello che ci siamo detti, diciamo, in sede di quella riunione, è necessario, perché il punto di fragilità è quanti ragazzi si vaccinano e quindi tutte quelle azioni che poi si possono intraprendere quando si ha un dato conoscitivo, e questo lo si avrà a inizio del nuovo anno scolastico. Questo, in sintesi, quello che era, atteneva alla problematica scuola. Io invece in questa seduta ne approfitto per sollevare all'assessore alcune situazioni che nell'ambito, diciamo, delle deleghe, che poi sono pertinenti all'esercizio istituzionale e funzionale da parte dell'assessore, e poi darò la parola ai consiglieri, giusto per non dilungarmi. La necessità, assessore, nell'ambito delle politiche sul decentramento, di vedere, di studiare, glielo dico in maniera molto pacata, riflessiva, in una operazione, diciamo, di confronto utile e proficua per ravvisare le criticità e per affrontarli insieme. Stato civile, quindi qui ci sono due criticità, qualcuna vissuta anche in questi ultimi giorni da parte del sottoscritto. Le separazioni si gestiscono in piazza Giulio Cesare, e le acquisizioni di matrimonio, idem, così come diciamo, i profili delle separazioni, ecco, che vedevano impegnate anche gli uffici della nostra circoscrizione, oggi vengono dirottati tutti in piazza Giulio Cesare. È necessario, a mio parere, assessore, trovare i margini, e qui abbiamo risolto, ve ne do adito e ve ne sono grati, anche per l'intervento avuto dall'assessore, in primis a seguito anche della presenza del dottore Brucato, la dottoressa Arena, si è cercato di lenire quel disagio avvertito dagli uffici in ordine alla impossibilità di citare con tranquillità le loro funzioni, perché mancava l'aria condizionata, era guasta, quindi sono giunti, si è giunto, diciamo, il sistema dell'utilizzo, diciamo, di aria condizionata mobile, che ha permesso, ecco, di superare quella criticità. Ve ne sono grato e vi ringrazio pubblicamente. Quindi la possibilità, ecco, di mettere in atto un extra budget che preveda, ecco, la possibilità di smaltire le carte d'identità, di cui oggi giungono prenotazioni fino al mese di novembre. Vediamo se ci possiamo concentrare in questo. Era un'azione che già ella aveva intrapreso, assessore, e devo dire anche quello è stato un percorso, un atto di interpello che era stato rivolto, diciamo, ai dipendenti, poi non ha raggiunto, diciamo, la finalità ultima, perché ci sono stati anche c'erano degli impegni in termini di risorse economiche. Vediamo se questa azione può trovare seguito. Mi preoccupa, ho concluso, con l'inizio del nuovo anno scolastico, gli organi di stampa ieri dicevano che molti professori si stanno mettendo in congedo. È una situazione che graverà anche nei plessi scolastici comunali? Si ha percezione di questo dato, o ci sarà modo, insomma, di capire nell'ambito dell'avvio del nuovo anno scolastico se, a fronte di questa criticità, c'è da parte della la volontà, la capacità e l'intuizione da parte dell'amministrazione comunale di superare questa criticità, che potrebbe verificarsi alimentando, diciamo, tensioni e quant'altro. Tutte queste preoccupazioni noi le andiamo a trasferire all'assessore, convinto come sono che da questo confronto ne possa scaturire un'argomentazione utile al fine di predisporre, di affrontare, insomma, tutte quelle nella visione che ognuno ha e nell'esternazione che ogni consigliere vorrà rivolgere, superare quelle criticità che possono presentarsi con l'avvio del nuovo anno scolastico. E allora già vedevo, io taccio, vedevo alzare la mano il consigliere Cusimano, invito tutti i consiglieri, ecco, 5 minuti di intervento, in modo tale che siamo spediti e rispettiamo, diciamo, quanto previsto dal nuovo regolamento per il decentramento. Consigliere Cusimano, prego. Sì, presidente, colleghi, buongiorno a tutti. Assessore, buongiorno. Volevo intanto
approfondire una questione che nei giorni scorsi abbiamo affrontato in consiglio di circoscrizione, che è un tema importante che è il bullismo e il cyberbullismo. Ho chiesto al Presidente insieme all'ordine del giorno questo argomento e ho presentato quindi una mozione che prevede l'interesse del Presidente, l'impegno del Presidente affinché insieme all'assessore, che naturalmente lei ha delega sulla pubblica istruzione, intraprenda tutta una serie di iniziative volte a contrastare questo fenomeno. Io non so quali attività sono state svolte e si svolgono relativamente a questo tema e quindi, Assessore, qualora già siano state attivate delle iniziative, bene, se ci coinvolgete ci fa enorme piacere di partecipare insieme a lei in queste relativamente a queste attività. Nel caso contrario, sarebbe opportuno sfruttare tutto quello che è possibile, dai bandi del MIUR, naturalmente al coinvolgimento delle forze dell'ordine preposto, tipo polizia postale, le attività sociali del comune di Palermo, i presidi delle scuole, insomma, è tutti, diciamo, le componenti che eventualmente potrebbero sedersi in un tavolo e pianificare anche per il prossimo anno scolastico delle attività. So che la regione ha, come dire, avviato se non sbaglio, già l'ho concluso, la discussione in aula ed è stata approvata una norma regionale per contrastare questo fenomeno. Quindi migliore occasione è quella di, come dire, di porre sui tavoli istituzionali questo tema. E naturalmente sono convinto che, come dire, si possa affrontare, perché so quanto lei è sensibile alle tematiche che riguardano i giovani e i ragazzi. Altre questioni che naturalmente volevo affrontare di carattere generale riguardano, Assessore, il servizio di scuola bus. Per quanto devo dire, lei direttamente non, magari non ha per direttamente competenza, ma è un problema che specialmente gli abitanti del quartiere Partanna Mondello, Aranella e quant'altro hanno dei disagi perché ci sono delle scuole che non hanno un'unica sede, vedi la Borgese per esempio, e sarebbe opportuno capire se ci sono le risorse per questo nuovo anno scolastico per avviare questo servizio. Sempre relativamente alla Borgese, Assessore, non distogliamo la necessità per il territorio di creare le condizioni affinché si possa avere un'unica struttura dove si possa far svolgere le attività in maniera come dire, dignitosa a questi ragazzi. Perché la Borgese di fatto no, non ha un'unica sede, non ci sono spazi idonei per l'educazione motoria, quindi per l'educazione fisica, non ci sono laboratori dove poter svolgere anche delle semplici attività di musica e quant'altro, e diciamo che è una situazione un po' particolare. So, perché l'ho constatato di persona, qual è stato il suo impegno per affrontare anche col nostro gruppo politico la questione della Borgese in passato, e di questo gliene sono grato, ma dobbiamo continuare
come dire, verso quella direzione di risolvere definitivamente la questione. Assessore, le chiedo per concludere. Cosa? 5 minuti, mi raccomando. Sì, no, io ho finito, devo solo concludere il mio ragionamento. Assessore, le chiedo gentilmente di verificare una richiesta che praticamente ha fatto una ONG di intervenire nella sede di via Contardo Ferrini per riqualificare gli spazi esterni e lo sport, e l'amministrazione comunale, sembrerebbe l'assessore allo sport, ancora non ha dato la relativa autorizzazione. Presidente e assessore, vi chiedo di farvi parte attiva per risolvere questa questione, anche perché è a costo zero per l'amministrazione comunale. Grazie. Grazie a lei, consigliere Cosimano, anche per i tempi rispettati. C'è da qualche altro consigliere che voleva intervenire? Ha facoltà di farlo. Se magari vi iscrivete a parlare qualora vorreste intervenire, mi agevolate anche nel... Pietro Cottuso, prego. Presidente, innanzitutto volevo comprendere una cosa. Buongiorno all'assessore. Volevo comprendere una cosa. Stavamo parlando sempre del regolamento, della questione legata alla vicenda il parere che dovevamo esprimere sulle PRG, oppure abbiamo saltato, perché io sono stato... No. Giustamente lei non ha avuto modo di seguire. No, abbiamo incardinato il punto relativo al piano regolatore generale, l'ho sospeso, considerato l'ingresso dell'assessore. Ora dobbiamo concentrarsi invece sulla presenza dell'assessore per quanto riguarda scuola, le deleghe a lei conferite, decentramento e quant'altro. Va bene? Su questo mi ha molto piacere parlare con l'assessore a proposito del decentramento. Che non è mai partito e non credo che partirà mai, visto anche in considerazione col nuovo regolamento per il decentramento che è stato approvato dal commissario, e che lo ritengo, carissima assessora, un regolamento assolutamente punitivo nei confronti dei consiglieri di circoscrizione, perché non credo che il consigliere comunale, diciamo, viene penalizzato di non avere pagato il gettone di presenza se non partecipa ad un terzo della seduta del consiglio comunale. A me non mi risulta, poi può darsi, per carità, che io non sono bene informato e quindi sto dicendo delle fesserie adesso, ma mi pare che non sia così, mentre il consigliere di circoscrizione, per partecipare all'attività del consiglio di circoscrizione, si intende la partecipazione al consiglio di circoscrizione, diciamo, anche la presenza muta, visto e considerato che per ora noi non ci possiamo riunire fisicamente, ma qualora fossimo nell'aula consiliare, anche se vi è un consigliere che è muto, non muto che poverino ha quel tipo di handicap, ma sta muto, non parla, non dice nulla, però supera un terzo della presenza, della durata del consiglio. Da questo punto di vista al consigliere gli viene pagato il gettone, mentre se c'è un consigliere attivo, fattivo, che crea appunto attività all'interno del consiglio e che magari per un giorno non partecipa per un terzo alla riunione del consiglio, a questo signore noi gli si paga il gettone. Come se che poi alla fine il tutto, io non voglio fare il discorso sul gettone, mi intenda bene, io quello che voglio cercare di fare comprendere a lei, carissima assessore, che così come è stato impostato il regolamento per il decentramento, non andava
non andava, non è l'ideale, non è, diciamo, quel regolamento che uno ci si aspettava. Quindi è una questione di principio, non tanto di 48 euro, quelle che appunto vengono elargite a un consigliere di circoscrizione. Quindi, a mio avviso, tutto questo deve essere assolutamente modificato, va assolutamente modificato e va migliorato nella misura in cui al consiglio di circoscrizione vengano attribuite, così come del resto è previsto sia dallo statuto, a cui un regolamento è assolutamente sottoposto, che dallo stesso regolamento occorre la presenza di un dirigente in ogni circoscrizione. Non è possibile che non vi sia un dirigente in ogni circoscrizione e nello stesso tempo che vi siano quelle risorse umane e quelle risorse economiche atte a far sì che il mandato del consigliere del presidente abbia un senso, perché non è che noi possiamo fare per 5 anni, i consiglieri possono fare per 5 anni una serie di proposte o mozioni che non riguardano poi tanto le loro competenze, che sono quelle legate ai servizi di base, servizi culturali, servizi sportivi, a quelli educativi e territoriali e così via. Dico, mentre dovrebbero esserci quelle appunto competenze, ripeto, umane, così come le risorse, quindi quelle materiali, per far sì che questo decentramento decolli e creare gli strumenti amministrativi proprio per farlo decollare. Mentre noi, per esempio, noi abbiamo visto che nel nuovo regolamento per il decentramento si parla sempre di bilanci. Per favore. Ma sì, ma quale bilancio che visto è considerato anche nel nuovo regolamento, questo approvato, quale bilancio se noi non l'abbiamo mai visto e non se ne parla minimamente in futuro? Ma non perché adesso il comune è, diciamo, a un passo dal dissesto finanziario, ma proprio perché strutturalmente non avete mai pensato di andare a realizzare un qualcosa che abbia un minimo, una minima parvenza di bilancio per la circoscrizione. Quindi ci sono tanti aspetti, io potrei continuare, però capisco che il Presidente già mi ha richiamato perché io sto parlando un po' in più rispetto al dovuto. Comunque quello che è importante è far sì che questo decentramento, se ci credete ovviamente, io personalmente ci credo, venga realizzato in questa benedetta città. Se praticamente invece deve essere, diciamo così, per adempiere a delle carte o a delle leggi che vi impongono determinate cose, però che non vi sanzionano in alcun modo, allora diciamo che rimaniamo sempre così in questo limbo di circoscrizione non in grado di applicare un bel nulla, di non fare un bel nulla, ma di fare soltanto delle proposte che poi sarà compito dell'amministrazione, se vuole, attuarle oppure no. Grazie Gottuso. C'è qualche altro che voleva intervenire? Allora, io non vedo altri iscritti a parlare. Se qualche altro vuole intervenire, faccia cenno, se no do la parola all'assessore. Assessore, a lei la parola. Grazie Presidente, innanzitutto dell'invito e dell'occasione di confronto sempre preziosa, perché è importante ascoltare il lavoro, diciamo, molto importante che le circoscrizioni, gli organi circoscrizionali svolgono. È un lavoro importante, di frontiera, che permette all'amministrazione di avere, diciamo, tutta la gamma più importante di percezione dei problemi, delle criticità, delle emergenze che molte volte sorgono attorno alle questioni
anche di natura scolastica, perché noi siamo davanti a 2 anni, stanno per trascorrere fra un po', 2 anni di emergenza in cui sappiamo che l'anno scorso abbiamo garantito un altissimo tasso di scuola in presenza, soprattutto in quelle condizioni di rischio di marginalità sociale, e nonostante la scuola in presenza per la prima fascia dell'obbligo sia stata, diciamo, garantita con tanta attenzione, con gli screening, lei sicuramente, Presidente, ha lavorato insieme al Consiglio in alcune borgate marinare, in alcuni contesti in cui la disinformazione favoriva e alimentava meccanismi di ansia collettiva che sono stati veramente difficili da governare. Ma nonostante sia lavorato tanto, noi ci apprestiamo a cominciare un nuovo anno scolastico in piena pandemia. Non è vero che tutti speravamo di potercela lasciare alle spalle, e questa condizione di emergenza della pandemia, nonostante la scuola in presenza, nonostante tutti gli sforzi, ha comunque acuito le diseguaglianze. Le fragilità, i fragili sono diventati più fragili, le povertà educative si sono amplificate, e adesso dobbiamo tutti lavorare per fare in modo che, diciamo, quel margine di rischio in cui si annida il rischio di non vaccinarsi, perché la popolazione, guardate, io oggi, tra le tante emergenze per cui ho ritardato, abbiamo avuto lo shock, il trauma, che un altro dei dipendenti dell'assessorato alla scuola stamattina se n'è andato dopo settimane e settimane di agonia. Era una di quelle persone che si è ammalata, diciamo, nella fase della fine della primavera, avendo scelto anche lì di non vaccinarsi, pur avendo delle fragilità. Noi sappiamo che le scuole sono un presidio importantissimo per garantire alle generazioni attualmente, diciamo, travolte, perché bambini e adolescenti sono stati coloro che più di tutti hanno pagato il prezzo del distanziamento, pagheranno ancora, diciamo, gli esiti di queste scelte, delle misure del distanziamento, eccetera. Ne parlano tanto i neuropsichiatri infantili, io non sono un'esperta, so semplicemente che sono sotto gli occhi di noi tutti il fatto di quanti sacrifici hanno dovuto fare, a quante esperienze di crescita importante sono stati sottratti, sia bambini e bambini che adolescenti. Oggi il punto è che la vaccinazione è la vera leva per riaprire la scuola in sicurezza. Riguarda chi ha compiuto i 12 anni, dai 12 anni in su, riguarda il personale docente, riguarda tutti noi in realtà, ed è la necessità di mettere in equilibrio la tutela individuale con i diritti collettivi, che può fare ritrovare le ragioni della comunità, della solidarietà, perché tutti ci siamo spaventati un po' facendo il vaccino, la prima o la seconda dose, ma è chiaro che ti possono venire dei dubbi, eccetera. Abbiamo comunque sfidato un po' noi stessi e ci siamo convinti, perché siamo una generazione tutta di vaccinati, veniamo dall'obbligatorietà, e questo c'ha, io personalmente sono fra quelle che sono stata vaccinata alla polio mentre si usavano, vi ricordo, diciamo, si chiamano, era un vaccino in cui c'erano, diciamo, c'era il contagio attenuato, si chiamava, perché si sviluppavano, cioè, vaccini di vecchissima generazione in cui molti si ammalavano anche, no? Purtroppo tutti voi ricorderete, almeno i miei coetanei, che succedeva che c'era un'alta percentuale che poi finiva per ammalarsi.
ma è stato importante, epocale, per avere una svolta, andare avanti e archiviare la poliomielite. Oggi dobbiamo convincerci che siamo fortunati perché la scienza l'ha trovato in un tempo molto breve e che comunque la ricerca, la tecnologia ci sottrae ad un rischio così diffuso. Qualora ci fosse un rischio è veramente bassissimo e abbiamo bisogno di fare in modo, perché è solo la vaccinazione lo strumento di prevenzione primaria. Assessora, mi permetta se la interrompo, da questo consiglio è uscita una voce unanime la settimana scorsa, proprio della necessità, ecco, di vaccinarsi per raggiungere un obiettivo comune che è quello di garantire il diritto alla salute a ognuno. Ecco. E infatti da questo dobbiamo lavorare insieme per promuovere nel territorio altre occasioni che convincano le famiglie a vaccinare tutti coloro che hanno 12 anni e un giorno, perché questo è il modo migliore per garantire loro la scuola in presenza, la possibilità di difendersi e la possibilità anche di convincere quei pochissimi docenti, professori, personale ausiliario delle scuole a non avere paura e a sentire il dovere di questa, diciamo, questa scelta per difendere una comunità, e la comunità soprattutto perché ragazzi, bambini e ragazzi possano essere protetti in questo secondo anno di emergenza Covid dalle scelte che noi tutti responsabilmente possiamo fare. Allora, voglio scendere, non voglio farla più lunga, ci troveremo davanti comunque una responsabilità. Siamo un po' in ritardo sugli interventi che dovevano essere fatti nel corso dell'anno scolastico. Tu, Presidente, hai assistito alla conferenza di servizio, se ne sono svolte 4, tutti in un clima molto costruttivo. Ho delle buone notizie. Il problema della D'Angelo si è risolto. L'ingegnere Russo ha fatto la certificazione. Quindi, questo era uno dei problemi che naturalmente vi portavate dietro fra i più importanti. La scuola di Partanna, anche la scuola di Partanna rispetto all'intervento che non trovava, diciamo, allineato. La Pascoli sta parlando. Scusate, il plesso Pascoli dove non, diciamo, c'era il problema se demolire e ricostruire o se riqualificare un pochino. Si dovrà demolire e fare un intervento più radicale, è già stato scelto e individuato come priorità. Quindi anche questo aspetto ne è consapevole la scuola, stanno lavorando di comune accordo. E sulla questione della Borgese, il progetto che si sta realizzando attraverso l'ONG è stato già dato il via libera per quello che riguarda l'edilizia scolastica. Non sapevo che ci fosse anche un'autorizzazione da parte dello sport, a noi era stata chiesta questo, l'abbiamo sollecitato e so che c'è già un via libera. Io capisco le preoccupazioni del consigliere Cusimano sulla questione della Borgese, però la Borgese, come tante scuole, è articolata in diversi plessi e il futuro della Borgese è previsto era previsto in questo polo scolastico nord di Palermo. Oggi, alla luce, diciamo, degli interventi che ci sono stati nel territorio, dei ritardi sul fronte dell'edilizia scolastica, io penso comunque che la scuola Borgese, al netto di questa questione su cui si sta provvedendo con questo intervento dell'ONG che ha scelto di fare su quel territorio, di mettere a posto un campetto per favorire l'attività motoria all'esterno, penso in tutti i modi che, diciamo, l'articolazione su più plessi andrà, diciamo, monitorata per renderla sempre più sostenibile. Nel breve periodo è questo quello che possiamo fare. Sulla questione, diciamo, anche della conferenza di servizio, noi abbiamo richiamato in tutti i modi la necessità che nelle circoscrizioni i comitati educativi vengano coinvolti nel momento in cui
si fa il patto educativo di comunità e anche nella scelta dei temi sul patto di corresponsabilità che i genitori e le famiglie sono chiamati a firmare. Perché se non c'è questa logica di cooperazione, quando si redige il patto di corresponsabilità lo si fa firmare alla famiglia, è come se mancasse il presupposto poi per tutte quelle azioni che invece la circoscrizione ha governato, promosso, affrontato, proprio anche attorno alle scuole, oltre che attorno, diciamo, ad alcuni condomini, ad alcuni posti dove si sono accesi dei focolai di allarme rispetto al rischio contagio. Quindi io, Presidente, mi permetterei di suggerire che con quelle scuole con cui c'è una relazione che è fatta di tanti problemi, primo fra tutte quelle della presa in carico, perché è vero che ci abbiamo dei ritardi sulle criticità della riqualificazione dell'edilizia scolastica, però è pur vero che nelle conferenze di servizio si è dimostrato che comunque sono queste criticità prese in carico, che i tecnici non hanno mai, nonostante le difficoltà economiche dell'operatività degli accordi quadro, si è fatto sempre di tutto per prendere in carico e, diciamo, trovare anche delle soluzioni per tamponare l'emorragia delle varie infiltrazioni d'umido, delle infiltrazioni delle acque pluviali, di tutti, diciamo, i malanni che i nostri presti scolastici soffrono. Quindi mi permetto di sollecitare questo aspetto del patto educativo, perché penso che la circoscrizione, proprio per il lavoro che ha svolto l'anno scolastico precedente, potrà essere chiamata responsabilmente fin dall'inizio nel rapporto di presentazione del patto di corresponsabilità, in cui il territorio è chiamato a fare la propria parte. E noi la nostra propria parte la vogliamo fare tutta. Infatti abbiamo anche chiesto all'ASP di coinvolgerci nella scelta del monitoraggio col tampone salivare del contagio tra i più piccoli, perché le famiglie, per stare serene, per mandare i bambini a scuola, nella scuola dell'infanzia, nella primaria, sotto i 12 anni, tutta quella fascia che riguarda quelli sotto i 12 anni, devono in qualche modo avere degli elementi, degli interventi, delle misure di rassicurazione, in cui questo screening, invece che non potrà essere sicuramente diffuso sui 30.000 della popolazione scolastica dell'istruzione pubblica che sono sotto i 12 anni, 30.000, 35.000 quelli che sono, non saranno screenati tutti, ma un campione significativo che viene monitorato quotidianamente rappresenterà una grande soluzione di rassicurazione per i genitori, perché questo monitoraggio potrà offrire delle garanzie rispetto al rischio di contagio, perché tra i bambini naturalmente sappiamo che correrà il contagio e purtroppo ce lo dicono i dati. Sul cyberbullismo, così chiudo sulla scuola, io penso che sia importante, ci sono tante iniziative, consigliere Cusimano. Noi abbiamo seguito tanti progetti educativi e passiamo un po' in affanno. Ci sono due o tre progetti importanti diffusi di rete tra le scuole. Ce n'è uno che coinvolge benissimo la scuola, l'Istituto dell'Arenella, da cui sono stata coinvolta l'anno scorso, che noi potremo anche seguire con grande impegno quest'anno, se lo decidiamo lo possiamo fare in maniera condivisa. Ricordo che il tema della violenza noi lo affrontiamo sotto tantissimi aspetti, quindi in maniera generale sulla prevenzione della violenza maschile sulle donne, come far veicolare i linguaggi e le scelte culturali che mettano al riparo i minori da una, diciamo, un linguaggio anche che veicola violenza. I progetti su bullismo e cyberbullismo sono numerosi. Noi siamo stati chiamati, diciamo, molte volte come istituzione
coinvolta, non abbiamo una titolarità diretta. Quindi sarà cura nostra darvi le informazioni di quali sono, oltre questo dell'Arenella che in questo momento mi sovviene, purtroppo c'è la funzionaria impegnata in un'altra riunione, la dottoressa Raimondi, che si occupa di questo tipo di progetti, di farvi sapere quali sono i progetti già attivi su questo fronte, ricordandoci tutti che per ultima c'è una normativa, le ultime norme sono arrivate nel 2017 a tutela dei minori, proprio per la prevenzione e per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Sul trasporto scolastico, noi abbiamo, come sapete, il trasporto scolastico non è una funzione di quelle obbligatorie per i comuni e purtroppo è stato nell'ultimo anno, visto la scarsità di risorse, i problemi per chiudere il bilancio, è stata una di quelle voci che ha subito un poderoso taglio. Poi abbiamo recuperato tramite la mobilità e il trasporto speciale tra il mese di febbraio e il mese di giugno, lì dove le condizioni di estremo disagio portano a spostare e salvaguardare la scuola, il plesso scolastico in difficoltà fuori dalla propria circoscrizione. Non vi nascondo che l'AMAT ci ha già detto che la cifra che aveva messo a disposizione si è esaurita. Però noi ci riserviamo di verificare appena sarà chiaro quali sono le somme che, visto la scelta che il governo ha fatto della scuola in presenza a tutti i costi, per tutti i cicli, anche quelli oltre l'obbligo, tutto il ciclo scolastico fino alla scuola secondaria di secondo grado, sono previsti dei finanziamenti. C'è stata la prima riunione la scorsa settimana con le regioni, aspettiamo di capire se questi finanziamenti verranno erogati nei confronti dell'ente locale e sono finalizzate le aziende di trasporto locale, lì capiremo se, come l'anno scorso, in ragione di questo tipo di contributo, l'AMAT potrà fornirci qualcuna, almeno la garanzia della continuità per quei servizi che erano stati garantiti nell'anno precedente, vedi la Borgese. Quindi non so se il quadro è chiaro rispetto alle questioni che riguardano le scuole. Volevo porre una domanda. Nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza sono stanziati anche diversi miliardi per la mobilità e l'immobilità. In un certo senso si può attingere a questi soldi nell'ambito della sfera comunale? Domanda così che mi viene. No, noi possiamo attingere a questi soldi solo se sono risorse come quelle che sono state annunciate per il trasporto scolastico e vengono erogati ai comuni per le aziende di trasporto locale, come è stato l'anno scorso, in cui noi abbiamo poi reclamato all'AMAT, in virtù di questo finanziamento, di aderire almeno a una parte del trasporto speciale per il trasporto scolastico. Chiaro. Quelli sono fondi di altra natura che prevedono interventi un po' più strutturati. Allora, per ultimo, chiudendo, siccome il consigliere Gottuso ha posto il problema del regolamento del decentramento, consigliere Gottuso, noi tutti, e qui ne è testimone il presidente Fiore, eravamo consapevoli della necessità di modificare in alcuni punti il regolamento che è stato presentato da parecchi assessori fa al decentramento. C'erano alcune rigidità, ma non solo, c'era la necessità di adeguare, e da questo punto di vista siamo stati per più di tanti mesi a reclamare al Consiglio di prelevarlo all'ordine del giorno. Io ricordo, mi permetta di dirlo perché lei mi ha chiamato in causa,
anche del suo, ma non lo dico perché lei è qui presente per fare quella sorta di sviolinata, anche nella maniera in cui lei ha combattuto alla presenza degli uffici e dei dirigenti per tutte quelle modifiche che venivano dalla consulta dei presidenti e dai presidenti, e nelle argomentazioni che poi il Gottuso pone in essere, lì c'era molto nei contenuti del puntini puntini. Dico, ma svariati erano le modifiche poste in sede, diciamo, di trattazione del problema. Fu proprio sull'argomento specifico che era stato posto all'inizio dal consigliere Gottuso, avevamo previsto proprio, diciamo, la correzione con emendamento. Comunque, il Consiglio ha voluto far prevalere, diciamo, in qualche modo, peccato, abbiamo lavorato fino alle 4 del mattino, sembrava quasi che ci stessimo riuscendo, non abbiamo avuto, diciamo, le forze necessarie per poter portare a casa, anzi è stato proprio uno degli ultimi atti in cui la maggioranza era tutta coesa, è venuto, diciamo, proprio in piena notte a mancare, diciamo, l'ultima, come si può dire, l'ultima forza, l'ultimo... Misurarsi. E quindi, consigliere Gottuso, noi siamo consapevoli. Oggi intravedere la possibilità di cambiare, di tornare a una discussione su un regolamento che è stato, come sappiamo, reso esecutivo da un commissario, in questo momento lo reputo un po' difficile. In ogni caso, comunque, se se ne dovessero, diciamo, definire le condizioni, è un compito al quale non mi sottrarrò. In questo momento il decentramento, come qualunque settore dell'amministrazione, paga carenza di personale, scarsità di risorse da gestire, l'elemento dell'emergenza Covid che non è più finito, perché è chiaro che il lavoro è sempre più in presenza, però ci sono tutta una serie di regole, protocolli da rispettare che hanno reso naturalmente molto più faticoso. Il problema dello Stato civile esposto dal Presidente è uno dei problemi più critici. Noi abbiamo da far funzionare lo Stato civile in maniera molto più fluida e soprattutto restituire al territorio le funzioni che in questa caldissima estate purtroppo sono state contratte e messe, diciamo, in sicurezza nel modo possibile, non sicuramente nel modo più efficace e più appropriato per rispondere a tutte le necessità che ci vedono sicuramente in affanno. Comunque mi piace ricordare, è vero che sullo Stato civile abbiamo ancora tanto da dover fare per ritornare, diciamo, a mettere i cittadini in un'attesa molto più sostenibile, però mi piace pensare tutti gli sforzi che abbiamo fatto sulla CIE, producendo ancora oggi una statistica che vi assicuro è stata frutto di un grandissimo senso di responsabilità e collaborazione di tutti coloro che hanno la delega per la CIE, la delega per l'anagrafe. Veramente un ringraziamento da questo punto di vista anche al contributo che ha dato la settima circoscrizione, perché noi ci facciamo sempre le critiche, le accuse fra di noi per tutto quello che non va. Vi assicuro che in pieno agosto, in pieno luglio si sono raggiunte ottime statistiche con tutto il problema che avevamo delle corse anche di chi improvvisamente perdeva il documento, ne aveva bisogno per l'espatrio, insomma, condizioni difficili. Con questo, Presidente, mi devo salutare perché ho una riunione. Assessore, scusi se la interrompo. Sulle deleghe, se non mi sbaglio, o avevate fatto un atto di interpello o dovevate individuare... Scusate. Ho capito. Vabbè, dimmi tu, io stavo chiudendo col...
Va bene, d'accordo. Grazie, vi auguro un bacio, ciao. Scusate, perché era il dottore Beglia. No, rubo solo pochi istanti, assessora. Sulle deleghe, avevate fatto un atto di interpello, dovevate individuare circa 10 soggetti, se non vado errato. A che punto siamo su questa situazione? Di stallo oppure di una ricerca, diciamo, di soluzione? Allora, la ricerca ha, diciamo, prodotto un elenco. Su questo elenco sono stati fatti i provvedimenti di mobilità dalla dottoressa Autore. Di questi provvedimenti di mobilità, un gran numero non è andato a buon fine, con tutta una serie di soluzioni che voi immaginerete, cioè molta gente trasferita, diciamo, purtroppo è andata in malattia, insomma abbiamo avuto delle difficoltà. Forse due in tutto dell'elenco hanno potuto garantire, perché avevamo il servizio di Borgo Nuovo chiuso per settimane e settimane. Come sapete, poi si è dovuto anche provvedere a fare una razionalizzazione estiva chiudendo dei servizi. Ad oggi aspettiamo che rientri la dottoressa Autore per riprendere la verifica di questo elenco e di questa possibilità di arrivare a un percorso di mobilità del personale che comporti benefici e non solo danni, ecco. Perché al momento è stato, diciamo, un po' traumatico il risultato che ne è venuto all'inizio fuori. Va bene, allora io vi ringrazio. Spero che... La ringrazio della sua presenza. Avremo modo, in sintonia sempre con il Consiglio, di relazionarci qualora dovessero emergere di delle criticità. Io mi farò da interfaccia a tutto quello che verrà presentato in Consiglio, quindi qualora dovesse ricevere l'email, colga il messaggio ultimo, che è quello spirito di collaborazione di cui andiamo osannamente, diciamo, alla ricerca per cercare di risolvere e affrontare le problematiche sul territorio. La ringrazio a nome mio, a nome del Consiglio medesimo, e avremo modo di sentirci in altra circostanza. Grazie, buon lavoro a tutti noi, grazie. Arrivederci. Allora, un attimo solo, così facciamo ordine e riprendiamo il punto dei lavori laddove eravamo rimasti. E allora, signora Lobocchiaro, lei è presente, così facciamo un po' di... ripristiniamo un po' l'ordine. Presidente, alle 12.02 ha abbandonato il consigliere Galioto. Sì. Il consigliere Alessandro Scafidi. Sì. E il consigliere... aspetti, consigliere Galioto, consigliere è qua, Vettina. La Vettina, io sono qua. Non ho abbandonato. Ah, ok, perché risultava che aveva abbandonato. Allora, Scafidi e Megna. No, Megna è presente. Megna presente, solo Scafidi. Il consigliere Scafidi, sì, sì. Ok, va bene. Allora, signora Lobocchiaro, lei è presente? Presidente, non ho capito. Lei è presente, dico, sì, volevo sentirla. Verifichiamo solo gli scrutatori. Sì. Quelli allora, gli scrutatori erano... è più il foglio. Sì, gli scrutatori erano Puma, Megna, Armetta. Ok, quindi Puma presente, Megna presente, Armetta presente. Ok, sì. Puma, Armetta, Megna. Ok, allora, questa riunione, giusto per fare solo lanciare solo un inciso, ci ha permesso, diciamo, di chiarire alcuni aspetti, anche nelle criticità, nelle parole dell'assessore c'è una volontà di condurre un lavoro che veda tutti uniti e rappresentare quelle istanze che pervengono dal territorio, diventa condizione essenziale per quello spirito di collaborazione che la nostra circoscrizione non ha mai negato, anzi è andata sempre alla ricerca nella garanzia di un rapporto proficuo, istituzionale, politico e amministrativo. Chiusa questa parentesi, avremo modo, insomma, di relazionarci per quello che sarà il prossimo avvio dell'anno scolastico. Ognuno di noi il compito di relazionarsi con i dirigenti scolastici, di confrontarsi con le scuole per capire se ci sono esigenze e di portarle avanti e rappresentarle all'assessore a ramo.
Allora, possiamo dare continuità ai lavori, giusto anche per una ricognizione. Avevamo incardinato il punto relativo all'adozione della variante generale del piano regolatore in tema di discussione generale e di trattazione dell'atto, e poi eventualmente anche alla luce della nota pervenuta da parte del professore Giusto Catania, insomma, sospendere in attesa che e così via iter procedurale, così come stabilito nella nota, alla trattazione di più ampio respiro che veda coinvolti gli uffici, l'assessorato e la circoscrizione in un, diciamo, lavoro più pertinente che possa aprire alle eventuali osservazioni, ad una sorta di ricognizione, di conoscenza che faremo in questa prima fase leggendo l'atto e poi successiva con il confronto utile e proficuo con l'assessore. Allora, continuando nella lettura dell'atto, eravamo arrivati al punto, giusto per fare una sintesi, della necessità di andare a correlare il piano regolatore generale anche sulla base di un elaborato tecnico che faccia un raffronto tra l'opera di urbanizzazione e le aree limitrofe ai depositi da sottoporre ad una specifica regolamentazione. E da qui, come il punto ultimo che avevo letto, era quello che, e lo rileggo, in data 10 maggio del 2017 è stato consegnato l'elaborato, cosiddetto denominato RIR, che ha acquisito il parere dei vigili del fuoco sulla base di quanto detto, con nota protocollo 26.419 del 12 agosto 2019. L'elaborato tecnico costituisce uno degli elaborati del nuovo piano regolatore generale e individua un perimetro all'interno delle quali le eventuali ulteriori urbanizzazioni sono soggette a limitazioni. Allora, in data 29 aprile 2019, gli elaborati della variante generale del piano regolatore generale e la relazione geologica sono stati trasmessi all'ufficio del Genio Civile per il parere di competenza sensi dell'articolo 15 della legge regionale 16 del 2016, ex articolo 13 della legge regionale 64 del 74. Tale parere è stato emesso in data 1 febbraio 2021, numero 16.213, con prescrizione di quello allegato 1, che forma parte integrante di questo atto. Nel gennaio del 2021, quindi giusto per un iter che ci avvicina più alla data corrente, all'anno corrente, nel gennaio del 2021 è stato consegnato l'elaborato relativo alla valutazione economica finanziaria, redatto sulla base dei dati forniti del Comune in riferimento alla proposta progettuale del nuovo piano regolatore generale trasmessa nel 2013 dal Genio Civile nel novembre del 2019 in quello allegato. Quindi la cognizione che abbiamo e la percezione che abbiamo è che è un atto incardinato già nel lontano 2013, che sulla base della quale si è proceduto, così come abbiamo letto, a determinazioni sindacali, a disposizione di servizio, al seguito di un bando pubblico e di quant'altro, di ulteriori delibere dirigenziali, correlate anche a determinate esigenze individuata all'interno di un elaborato tecnico che tenesse conto di determinate situazioni, e quindi da qui, ecco, l'approdo al gennaio del 2021 all'elaborato che è stato consegnato relativo alla valutazione economica finanziaria poi pervenuta sulla base dei dati forniti dal Comune di Palermo. E allora il piano regolatore, così come continuando nella lettura, è composto da seguenti elaborati: c'è una relazione generale, poi tutte le varie relazioni, l'inquadramento territoriale che tiene conto di aree, di ecosistema e di struttura di mobilità esistente, di verde urbano, di vincoli a cui lo stesso, diciamo, deve, non può, diciamo, esimersi, ha un piano dell'assetto idrogeologico e quant'altro, alla zonalizzazione così definita, studio geologico, allo studio agricolo forestale e all'elaborato relativo agli incidenti rilevanti, quello che nel termine, diciamo, propriamente detto abbiamo definito RIV, quindi rischio, incidenti, rilevanti. Tutto questo forma parte integrante, diciamo, alla composizione dell'atto. Continuo nella lettura. Ritenuto necessario nel merito del provvedimento evidenziare i seguenti aspetti riguardanti i principali rapporti tra il piano vigente e la proposta di variante generale in argomento. Il nuovo piano regolatore generale tende a superare le osservazioni che l'assessorato regionale territorio e ambiente
aveva espresso nel decreto di approvazione della vigente variante generale le criticità che si sono riscontrate nell'attuazione diretta del suddetto piano. In considerazione delle nuove direttive dettate dal Consiglio Comunale, la proposta per il nuovo piano regolato regionale interviene con modifiche sulla zonalizzazione, sulle norme di attuazione e sul regolamento edilizio, nell'individuare di fatto una nuova articolazione nella classificazione di zone delle aree, che mantiene comunque molti contenuti della precedente disciplina delle NTA. La progettazione del nuovo piano è stata definita ad una scala di grande dettaglio per limitare il più possibile il rinvio a piano particolareggiati attuativi e per consentire l'attuazione diretta delle previsioni nella maggior parte dei casi. Il rinvio ai piani particolareggiati attuativi è limitato agli interventi privati nelle aree oggetto di trasformazione, nelle aree che costituiscono punti nodali per l'intero progetto del piano, per il ruolo di centralità che assume il sistema cittadino, sono state elaborate delle specifiche schede di progetto e prescrizioni puntuali e dettagliate. Per quanto riguarda le previsioni di servizi e attrezzature, la proposta per il nuovo piano regolatore generale non impone vincoli espropriativi soggetti alla decadenza quinquennale, questo è un aspetto importante, ma vincoli di natura conformativa. Quindi c'è un conformarsi. Pertanto la realizzazione pubblica degli interventi potrà avvenire in seguito alla dichiarazione di pubblica utilità da parte degli enti locali, quando sono disponibili risorse economiche adeguate. L'attuazione di tali previsioni potrà essere a cura di soggetti privati, come già previsto nel vigente piano. Pertanto, considerate le criticità emersi, consapevoli del forte apporto che l'intervento privato può dare, oltre che in termini di risorse economiche, anche in termini di conseguenti posti di lavoro, per incentivarne la partecipazione sono state introdotte modalità e interventi di semplificazione al procedimento attuativo. Dato che il piano traspone ad una scala di dettaglio e con un adeguato apparato normativo regolamentare gli obiettivi urbanistico-ambientali, già individuati nelle direttive generali e sviluppati in forma di suscettibilità alle trasformazioni territoriali dello schema di massimo. Tali obiettivi che concorrono al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, alla rigenerazione urbanistica, sinteticamente si possono così riassumere. Allora, salvaguardia dei grandi valori ambientali, naturali, paesaggistici del territorio, riduzione del consumo del suolo, valorizzazione dei centri storici delle borgate e delle periferie, che si aggiungono per importanza, valore sociale ed espressione di caratteri identitari al centro storico dei quattro mandamenti. Valorizzazione, riqualificazione, rigenerazione del tessuto esistente, sviluppo economico sostenibile, focalizzato sull'offerta turistico-culturale del territorio con attività legate al turismo. Tali obiettivi, ampiamente descritti nella relazione tecnica piano regolatore generale elaborato R0, sono stati puntualmente declinati nel progetto di piano regolatore generale e hanno indirizzato le scelte locative di risposta ai fabbisogni della città. Sono confluiti nella classificazione urbanistica di dettaglio e nell'apparato normativo e regolamentare costituito dalle norme tecniche di attuazione elaborato R1 e dal regolamento edilizio elaborato R2. Ritenuto utile riportare in sintesi per punti i ragionamenti e gli aspetti progettuali qualificati del piano ampiamente descritti nella relazione generale elaborato R0 come segue: contenimento del consumo del suolo, sono quegli aspetti che avevamo visto in sintesi, l'analisi dell'occupazione del suolo e territorio della città condotta tra il 39 e il 2006, alla macroscala mostra come la percentuale di occupazione tra costruito e vuoto sia passata dall'11% circa al 57% dell'intero territorio comunale, con un forte incremento percentuale tra il 73 e l'89, gli anni di attuazione del piano regolatore generale del 1962. Dal 2006 ad oggi si osserva la puntiforme tendenza a saturare l'intero territorio comunale, pianeggiante, spingendosi nelle zone comunali, anch'esse oggi in parte aggredite in modo irreversibile. Il progetto di piano è improntato a favorire il ciclo continuo dell'uso delle risorse esistenti, limitando l'uso del territorio alle esigenze di servizio e allo sviluppo sostenibile, senza sprechi di territorio, e a incentivare la decementificazione delle aree impropriamente utilizzate o abbandonate,
prevedendo le pratiche del riuso degli immobili esistenti, dalla rigenerazione dei luoghi abbandonati e dismessi, con la trasformazione totale che però consente di incrementare le aree permeabili a piantumare. Infrastrutturazione del verde. Gli obiettivi del progetto di piano regolatore generale sono riconducibili alla visione strategica. Il microfono, presidente, presidente. Il microfono. Oh, scusate. E allora, infrastrutturazione del verde, involontariamente si è chiuso. Gli obiettivi del progetto di piano regolatore generale sono riconducibili alla visione strategica della città bioecologica a cui ci si vuole tendere nel prossimo futuro della città di Palermo, allineandosi ai più globali obiettivi della Green City e della Green City Approach, un approccio integrato e multisettoriale al benessere, all'inclusione sociale, allo sviluppo durevole delle città basate sugli aspetti oramai decisi delle elevate qualità ambientale, dell'efficienza e della circolarità delle risorse, della mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. Quindi c'è questa necessità di intervenire nell'ambito del nuovo piano regolatore in una forma di adattamento che tenga conto anche, lo abbiamo letto, degli aspetti più rilevanti, soprattutto in tema di qualità ambientale, di adattamenti ai cambiamenti climatici. Quindi possiamo definirlo un piano regolatore che, ecco, al passo con i tempi. La struttura portante del piano, condizionante di tutte le scelte urbanistiche assunte, è determinata dal sistema delle infrastrutture verdi e blu, consistente nell'insieme delle risorse naturali, riserve, siti, boschi, culturali, del paesaggio storico, delle aree agricole, dei corridoi ecologici, del sistema idrico, della fascia costiera, delle infrastrutture verdi urbane esistenti dal progetto, che assicurano importanti e indispensabili servizi ecosistemici. Tale sistema di aree e corridori verdi e di blu interessa l'intero territorio ed esalta il valore ecologico dei siti. Il reticolo idrografico cittadino connotato dal bacino dell'Oreto, ancora evidente anche nella rete di grandi e piccoli tivoli e canali, per l'espressione dei siti del contesto agricolo e delle aree residuali, costituisce un importante corridoio ecologico che offre molteplici funzioni e servizi ecosistemici. La consapevolezza del ruolo e dell'importanza di tutte queste classi ed espressioni dell'ambiente naturale e di paesaggio per il generale assetto idrologico ha consentito di individuare e normare interventi e azioni da conservazione e tutela del territorio per tutelare aree pedomontane e periurbane rientranti nella zona omogenea genericamente definita zona E verde agricolo in ragione del valore naturale, paesaggistico, ambientale, storico-culturale. Nell'ambito della zona E sono state individuate con differenti livelli di tutela le seguenti sottozone: N, Parco Naturale dell'Oreto, e A, Parco Agricolo di Ciaculli, quindi c'è una sorta di leggenda, e C, Parchi Naturali, Parchi Culturali Mare Dolce e Usci Bene, e 1, Zone Naturali Boschive Agricole con valenza paesaggistica, S, Fondi Agricoli con valenza storico-culturale, quindi S, Fondi Agricoli con valenza storico-culturale. In questo sistema naturale, compresso, integrato, articolato, nelle funzioni e nelle mutue relazioni si inseriscono la fascia costiera, alla quale il piano ha assegnato funzioni sostenibili e riservate alla fruizione della risorsa rispetto del valore ecologico dei siti. La costa occidentale ha soggettata a maggiore tutela per i vincoli del valore ecologico elevato ad essa, che essa presenta. La costa orientale è oggetto di un'estesa azione di rigenerazione con la previsione di un parco urbano che la percorre per tutta la sua estensione. Delle fasce immediatamente con le previsioni del PUD, quindi piano utilizzo demanio marittimo, che come sappiamo passa al comune, delle quali si è tenuto conto della progettazione delle basi immediatamente limitrofe alle aree demaniali, con una progettazione integrata delle previsioni degli interventi per dare seguito ai contenuti e agli obiettivi dello schema di massima e per redigere la prescrizione esecutiva per la costa sudorientale sul carico dell'amministrazione comunale, lo studio FOA Federico Oliva Associati di Milano, nell'ambito del servizio di progettazione urbanistica di aree dismesse e sottoutilizzate in contesto utilizzato nella città di Palermo, ha elaborato il Master Plan Costa Sud, quale progetto generale di rigenerazione urbana orientato a perseguire e approfondire gli obiettivi generali definiti dal nuovo piano. Il Master Plan è uno strumento attuativo che consente, per effetto di significativi e pertinenti gradi di flessibilità ed elasticità, di inserire e apportare eventuali
variazione dei momenti che si rendessero opportuni e necessari. Nel master plan sono stati individuati e trattati i criteri e modalità di intervento a supporto per la proposta e l'attuazione delle azioni MSE. I principali elementi delle trasformazioni degli spazi pubblici, delle diverse scale, la loro relazione con il sistema ambientale di riferimento di prossimità, le aree agricole, la costa, il reticolo idrogeografico funzionali alla fruizione sostenibile della fascia costiera sono mirate invece al recupero delle relazioni tra la città e il suo. Presidente, non si sente. Presidente, non si sente più niente. Non capisco perché si blocca nonostante io stia lontano. Comunque, continuiamo. Quindi adesso mi sentite? Il sistema delle infrastrutture verdi è cresciuto dai parchi urbani esistenti, a cui si aggiungono quelli di progetto, quali il parco di Villa Turrisi, Villa Vita, che è il giardino Castarà, a cui si aggiungono quelli di progetto del parco dell'Uditore, di riserva naturale, delle attrezzature urbane verdi che sono state individuate e graduate per le classificazioni destinazioni di tipo VVP, aree verdi esistenti, aree di progetto, V1, VP1, verde pubblico esistente di progetto, VO1, quindi verdi urbani o verdi o orti urbani, verde da orto urbano, ove possibile individuare tutte le funzioni legate tra tempo libero e lo sport. Altro contesto è che si è tenuto nell'ambito del nuovo piano regolatore generale centri storici e manufatti con valenza storica. Altro aspetto importante, il piano mette in risalto la connessione tra la struttura e infrastruttura verde del territorio e il tessuto storico esistente, individuato in massima parte la zona omogenea, elementi che insieme costituiscono una trama progettuale su cui innestare previsioni urbanistiche rispettose di tale rapporto. Il progetto di piano, a partire dalla perimetrazione della zona A del piano vigente, ha proceduto ad una puntuale verifica dei tessuti storici di ciascuna zona, riconfermando per la maggior parte tale classificazione. Le previsioni di zona A sono state verificate anche alla luce dell'approvando piano paesaggistico nell'ambito di Palermo, redatto dalla soprintendenza regionale ed esaminato nella fase di consultazione prevista, di detto piano, alla quale si è partecipato attivamente, con riferimento alle borgate storiche, per le quali ovviamente mantenuta la classificazione di zona A, la progettazione è stata orientata a valorizzazione di elementi identitari di ciascuna, a preservare caratteri naturali, ambientali, paesaggistici che la caratterizzano. A tal fine, seguendo la metodologia UNESCO, per il centro storico e per gli edifici arabo-normanni, per favorire lo sviluppo armonico di queste aree si è ritenuto necessario individuare un'area di rispetto attorno ai nuclei storici delle borgate, all'interno della quale, a prescindere dalle destinazioni urbanistiche di piano regolatore generale, devono essere garantite la conservazione del paesaggio, dell'impianto urbanistico, dei caratteri tipologici e architettonici della borgata, mediante il rispetto di alcune norme di intervento che sono individuate nell'articolo 11 delle norme di attuazione. Per le borgate il piano prevede il rafforzamento della rete della dotazione dei servizi primari, la pedonalizzazione delle aree centrali con la realizzazione di bypassi stradali, il miglioramento dei collegamenti viari con il resto della città al fine di renderla autonoma per i bisogni primari e allo stesso integrata al resto di città. Sono stati classificati in zona A i contesti urbani in cui si ritiene dover mantenere e ripristinare i valori storici e paesaggistici preesistenti, estendendo e rafforzando la tutela su aree in cui è risultata perdurante la presenza di impianti arborei, ornamentali, fondi e giardini, GS, prossimi ad emergere edilizia da salvaguardare e capaci di ripristinare gli originali rapporti paesaggistici e spaziali. Il progetto di piano ha avviato una revisione sostanziale degli edifici che nel piano vigente sono definiti netto storico. L'obiettivo è stato quello di approfondire il concetto di netto storico, casi che si riferiva all'edilizia già edificata nel 39 e ancora presente, non tenendo conto in parecchi casi delle trasformazioni subite nel tempo
e di individuare invece gli edifici effettivamente da preservare per la loro valenza storica, a prescindere dalla classificazione urbanistica del tessuto urbano in cui ricadono. La valenza storica è stata valutata per i singoli manufatti con uno screening degli elementi costruttivi di decoro e di finitura di pregio artistico e documentale, riconducibili all'impianto originario, presenti ancora riconoscibili. Si è mantenuta la classificazione tipologica individuata per gli edifici del netto storico del piano regolatore generale vigente e con riferimento alle norme edilizie di cui al DPR 380 del 2001, come recepito dalla legge regionale 16 del 2016, si sono aggiornate le modalità di intervento e si è ampliato il range delle destinazioni d'uso possibili, in particolare per le tipologie residenziali, con l'obiettivo di riattivare e incentivare l'uso del patrimonio edilizio storico esistente. Il piano riconosce valenza storico-documentale significativa anche ad edifici moderni realizzati a partire dagli anni 40, che si differenziano dagli altri edifici coevi per la qualità progettuale. Si tratta di edifici residenziali civili industriali che rappresentano elementi significativi dell'architettura palermitana, progettati da illustri architetti palermitani e non solo, che è necessario tutelare e salvaguardare a pari degli edifici storici più antichi. Per l'area del centro storico dei quattro mandamenti è stata predisposta contestualmente alla redazione del presente piano la revisione del piano particolareggiato esecutivo, PPE, approvato con DARTA numero 523 del 13 luglio 1993, pertanto si rimanda alla relazione del suddetto PPE, quindi piano particolareggiato esecutivo, giusto acronimo, per le relative previsioni urbanistiche di dettaglio. Il piano regolatore generale approfondisce la relazione tra la città e il suo centro storico in termini di mobilità e di servizi generali. Altro aspetto di cui tiene conto il piano regolatore generale, il sistema della mobilità. Il progetto del sistema di mobilità, piano urbano della mobilità, cosiddetto PUM, con il piano urbano delle mobilità sostenibili, PUMS, e con il piano generale del traffico urbano, PGTU, declinati all'interno della complessa progettazione urbanistica della città. In base ad una puntuale analisi delle problematiche connesse alla mobilità che affliggono la città, il piano cerca di dare soluzione all'obiettivo primario di soddisfare il fabbisogno di mobilità della popolazione, affrontando i temi della circolazione veicolare interna della città, dell'offerta di sosta, dell'offerta di trasporto pubblico di massa, del rafforzamento della rete ciclabile. Propone anche un ampliamento delle zone pedonali, soprattutto in presenza di emergenze storiche o di servizi scolastici. In base ad una puntuale analisi delle problematiche connesse alla mobilità che affliggono la città, il piano cerca di dare soluzione all'obiettivo primario di soddisfare i bisogni di mobilità della popolazione, affrontando i temi della circolazione veicolare interna della città, dell'offerta di sosta, dell'offerta di trasporto pubblico di massa, del rafforzamento della rete ciclabile. Propone anche un ampliamento delle zone pedonali, soprattutto in presenza di emergenze storiche e di servizi scolastici. Un attimo solo, per favore. Uno studio specifico ha interessato la circonvallazione che segue la regione siciliana, elemento che raccorda l'intera città da sud a nord, che rimane l'unico asse di accesso alla città. Il piano prevede una serie di interventi puntuali sui nodi esistenti, con la creazione di nuovi raccordi finalizzati a potenziare l'efficienza, il mantenimento di snodi previsti dal piano regolatore generale vigente, non realizzati e rivisitati per tenere conto delle condizioni di stato di fatto. Alla circonvallazione ha previsto nuovo asse in sotterraneo Viale Francia, Piazza Giaccheri, si affida il collegamento con il porto sia per i mezzi pesanti provenienti dalla direzione Messina-Catania che per quelli provenienti dalla direzione Trapani, con la realizzazione di un nuovo ponte sull'Oretto in corrispondenza allo svincolo Falsamera-Boragia, si ritiene di poter assicurare un nuovo ingresso dei mezzi provenienti da Catania verso le zone centrali della città. Un attimo solo che bevo un sorso d'acqua. Ok, scusate.
il piano di conferma in generale una nuova viabilità prevista dal piano regolatore generale vigente, tenendo conto delle progettazioni stato avanzato di alcune di queste opere, esempio la tangenziale di Emere, prolungamento di via Nicoletti, l'alternativa di viale regionale siciliano nei pressi della stazione Notobartolo, i pochi nuovi assi stradali previsti rispetto al piano regolatore generale vigente sono finalizzati a consentire la pedonalizzazione all'interno dei nuclei storici o sul fronte mare, prolungamento di via Colbe fino alla via Laudicina o realizzazione di via di fuga nelle aree dove insistono agglomerati sorti spontaneamente, tangenziale di Curillas e prolungamento di via Paruta, strada di servizio alla cittadella della polizia a Bocca di Falco. Per quanto riguarda l'offerta di sosta, oltre ai grandi parcheggi previsti a supporto del centro storico in via Mera e al Foro Italico, i parcheggi previsti a servizio delle realizzate infrastrutture del servizio di trasporto pubblico di massa sia sul ferro che su gomma. Il progetto di piano cerca di colmare le carenze diffuse di tale servizio operando per circoscrizione, localizzando nuovi parcheggi in base alla pianificazione urbanistica operata, ponendo particolare attenzione alla presenza di poli attrattori, alla necessità di liberare dalla sosta le sedi stradali, in particolare quelle che presentano dimensioni trasversali ridotte, ai nodi di interscambio del trasporto pubblico. Vedesi in proposito, per quanto riguarda il trasporto pubblico di massa su rotaia, il piano ripropone la MAL nel tratto Oreto Libertà, del quale è stato redatto un progetto di massima e fa proprio il progetto del tram inserito nel PTOP, piano territoriale opere pubbliche, ed assumo che questo sia l'acronimo, con la deliberazione di Consiglio Comunale numero 596 del 28 novembre 2018, verificandone la congruenza con le previsioni urbanistiche dei contesti interessati dal tracciato. Questa verifica ha determinato piccole modifiche al progetto del tram che sono state introdotte nel progetto definitivo in fase di definizione. Il piano propone una implementazione di linea tranviaria con nuovi tracciati per consentire di raggiungere i grandi servizi ospedalieri, cimiteriali e borgate periferiche. Per quanto riguarda la rete ciclabile, l'obiettivo del piano è di svilupparla partendo dai tracciati stabiliti dal piano della mobilità dolce, secondo i criteri di connessione e di capillarità che ne migliorino sicurezza, competitività rispetto alla mobilità motorizzata e in particolare per l'accessibilità ai servizi della città, alle aree verdi e le altre polarità. L'accessibilità, il piano propone l'istituzione di nuove aree pedonali, tenendo conto della presenza di contesti monumentali di particolare rilievo, della continuità pedonale della struttura urbanistica delle aree, onde poter garantire permanere di percorsi viari aperti al transito veicolare. Il piano propone altresì, senza la realizzazione di impegnative infrastrutture, utilizzando quelle esistenti, la possibilità di istituire un servizio di navette con sosta in punti strategici della città, Bandita, Sant'Erasmo, Acquasanta e Mondello, capace di veicolare i flussi turistici del centro storico alle borgate marinare della città, favorendo la creazione di un sistema integrato di attività turistico-ricettive. Con riferimento a questa attività, il piano propone la realizzazione di una funivia che consenta di raggiungere la sommità di Monte Pellegrino, offrendo un panorama unico al mondo. Devo dire, mi fermo un attimo nell'ottica di una proposta che era scaturita in consiglio anni addietro, una proposta di delibera, una mozione che era ferita in aula, che prevedeva proprio anche probabilmente per incrementare il flusso turistico nel nostro territorio. Noi siamo limitrofi all'ottava circoscrizione, questo avrebbe dato una boccata di ossigeno ad un incremento del flusso turistico con l'avvio di una funivia che partisse proprio dalla base e conducesse alla sommità di Monte Pellegrino. In una, lo dice qua il punto, dovrebbe offrire un panorama che secondo me, permettetemi di dire, altro che Torre Eiffel, ma un panorama unico al mondo. Il sistema dei servizi, altro aspetto, le nuove centralità, le aree per l'edilizia sovrapensionata. La struttura portante del piano per i servizi affidato al sistema delle nuove centralità, che interessa parti nevralgiche della città, attraverso interventi di generazione urbana, il piano mira a creare nuove centralità urbane e metropolitane, trasformando grandi aree, per la maggior parte pubbliche, che oggi si presentano dismesse, sottoutilizzate,
rispetto alle potenzialità che interessano l'intero sistema urbano. Queste aree riqualificate e messe in connessione tra loro creano una maglia di attrezzature e servizi che non solo le valorizzeranno, trasformando aree oggi inutilizzate in aree funzionali per la città, ma innescheranno una catena di attività e trasformazione delle aree limitrofe che porterà alla riqualificazione di interi quartieri e modificare le abitudini degli usi degli abitanti medesimi. Si tratta delle aree interessanti la Focioreto, Chimica Renella, Cressiferia, San Polo, Lollino, Tombartolo, più volte menzionate nella trattazione dell'atto. Per ciascuna area è stata redatta una scheda di analisi del contesto e di progetto con una previsione di interventi possibili che lascia molti argini di operabilità in modo da ampliare la potenzialità di trasformazione, pur individuando una vocazione specifica per ciascuna area. Si è previsto una gamma di funzioni compatibili e coerenti che consentono di poter intervenire secondo le necessità dell'amministrazione. A fine di non ingessare la trasformazione nevralgica delle infrastrutture, i progetti urbanistici previsti nel piano sono specificati nelle schede di progetto e nelle norme tecniche di attuazione. Un attimino. Il sistema dei servizi alla residenza è articolata nel rispetto del DM 1444-68, che come noto non rispecchia più le reali esigenze della città, facendo riferimento a modelli di crescita ormai non più perseguibili. Dall'analisi sul campo si assiste a un disallineamento tra il reale fabbisogno di alcuni servizi, come ad esempio quello scolastico, il relativo standard urbanistico, che risulta sovradimensionato rispetto alle esigenze. Il dimensionamento del piano è stato effettuato sulla base di trend demografici in considerazione della possibile evoluzione positiva delle condizioni economiche della città. Si è stimato che la popolazione del 2025 si attesterà intorno a 686.800 unità. Con il tasso di crescita della popolazione, con un'età maggiore ai 60 anni in aumento e con una fascia di popolazione giovane in costante diminuzione, lo possibile in funzione della localizzazione e della raggiungibilità i servizi sono stati localizzati su aree appartenenti al demanio comunale anche in seguito ai sequestri antimafia. È da considerare all'interno del sistema dei servizi anche la risposta alla domanda di residenza sociale. Permane infatti ancora oggi una situazione di marginalità abitativa per le famiglie e i soggetti meno abbienti, che possono accedere al mercato immobiliare che, secondo i dati forniti dall'assessorato alla cittadinanza solidale, si può stimare in 1.500 unità alloggio. A fine di far fronte alla richiesta della misura sopra determinata del piano, ha previsto aree destinate alla realizzazione di alloggi sociali sovrapensionati, quindi è prevista la realizzazione di alloggi sociali tanto auspicata da tempo per il nostro comune, classificati in zona omogenea C3, individuati in parte in contesti territoriali della giuria generale, per ridurre al massimo il consumo del suolo, privilegiando la riutilizzazione di aree già in presenza trasformata per la presenza di manufatti abbandonati o degradati. Presidente, altro punto, sì. Forse manca il numero legale. Ok, va bene, signor Bocchiaro, si verifichi la presenza del numero legale su richiesta del consigliere Cesimano, grazie. Daremo per inteso di concorso alla trattazione dell'argomento anche nella giornata di domani. Avendo in capo, ma io ma vedo. Vedo. Verifichiamo la presenza del numero legale. Sì, va bene. Secondo me c'è 12:37. Confermo. Armetta. Assente. Costantino. Presente. Cesimano. Presente. Fiore. Presente. Galioto. Presente. Gottuso. Assente. Megna. Assente. Scusate, dovrebbero essere gli ascoltatori a dirlo veramente. E scusatori chi erano? Armetta e cosa non c'è? Non... Megna Armetta. E non c'è nemmeno né Armetta. No. Allora la signora Lobocchiaro richiama ad attestare la presenza uno degli scrutatori. Questo è richiamato. Si proceda. Allora, Megna. Assente. Una. Presente.
Sandovalle? Presente. Esito. Scaffidi. Presidente. Presente. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, presente. 7, allora il numero legale è stato ripristinato. Possiamo dare continuità alla quell'aula. E alla continuando nell'esposizione. Verifichiamo però gli scrutatori. Puma, Galioto. Allora, manca Menia e Armetta. Dobbiamo sostituire Armetta, giusto? E Menia. E Menia. Quindi è Puma, Menia, Armetta. Ok. Allora, sostituiamo la consigliera Menia con Sandovalli. Ok. E Armetta? E Armetta col consigliere Scafidi. Quindi allo stato attuale gli scrutatori sono Puma, Sandovalli, Scafidi. Perfetto. Aspetti un attimo, signora Lobocchiaro, perché mi andavano io. Ah, no, Puma sta partecipando, ha avuto un problema di linea sicuramente. Quindi perfetto, tutti presenti. Puma, Sandovalli. Sandovalli. E Scafidi. Ok. Sì. E allora continuiamo l'esposizione. La città consolidata. Il contenimento dell'uso di nuovo suolo, soprattutto ai fini residenziali, e conseguente contenimento dei volumi, non possono che essere raggiunti, oltre che limitando l'uso ai soli effettivi fabbisogni della città, favorendo un forte dinamismo nell'uso e nella trasformazione di manufatti edilizi esistenti, nel rispetto dei valori architettonici e storici degli stessi manufatti. Con lo schema di massima si è individuata la città consolidata diversa dalla zona storica, definendola la città dove i processi di trasformazione, a prescindere dalle densità volumetriche, dalle tipologie edilizie e dall'impianto, sono completati con margini di modifica e di integrazione tendenti a zero. Si è superato cioè per la città consolidata e non più suscettibile ad accrescimento il concetto di tipologia edilizia. Nel progetto di piano, la città moderna consolidata costituisce pertanto un'unica zona definita B0, indicando come simbolo 0 la condizione di saturazione dei tessuti, la singola potenzialità all'incremento delle volumetrie. Per questa zona si pone infatti l'obiettivo di non incrementare la pressione antropica già al limite della sostenibilità per quanto riguarda la qualità della vita in termini di traffico, presenza di servizi, permeabilità delle aree e di contenere la realizzazione di nuovo volume edilizio, soprattutto se destinato alla residenza. I processi di trasformazione urbanistica sono completati e pertanto gli interventi possono sostanziarsi nelle zone localizzate, in azioni localizzate in parti residuali del territorio, una finalità atta soprattutto al completamento dei servizi per la residenza. Tale peculiarità si estende in gran parte del territorio, ad oggi urbanizzato, in modo completo con insediamenti strutturati sia nei servizi rete idrica, fognaria, telefonica, gas, eccetera, che nella viabilità. Rientrano all'interno di tale zona i grandi... Presidente, mi scusi se la interrompo, ma manca il numero. Ok, su, ho richiamato, un attimo solo che segno il punto, così non perdo, scusate, 30 agosto, 21, sono arrivato a questo, ok. Su, richiamato del consigliere Sandovalli, verifichiamo la presenza del numero legale, per favore, consigliere Porcato. Sì, scrutatore presente. La collaborazione degli scrutatori, per intesa. Sandovalli è presente, Scaffidi pure. Allora, sono le ore 12:43. Ok. Armetta. Assente. Costantino. Assente. Cusimano. Presente. Fiore. Presente. Galioto. Presente. Gottuso. Assente. Megna. Assente. Puma. Assente. Sandovalli. Presente. Scaffidi. Presente.
Presenti 1, 2, 3 e 5. Allora, constatato il venir meno del numero legale, la seduta è aggiornata a un'ora, quindi alle 13:44. Allora, la seduta è... Sì, va bene, Presidente. Ok, grazie e buona prosecuzione di giornata a tutti. Grazie. Buona prosecuzione, a dopo, arrivederci. Ciao, Delfino. Grazie. Delfino, chiamami.